Tra le voci fermamente contrarie alla manovra Monti c'è quella di Rifondazione Comunista. Oggi la nuova segreteria provinciale ha fatto il punto sulla questione. Sentiamo Elisa Miazzini. Reintroduzione della tassa sulla casa, tagli alla sanità, ai servizi per bambini, anziani e malati, penalizzazione alle donne e ai lavoratori sottoposti alle nuove norme sulle pensioni. Questi i risultati del decreto Salva Italia voluto dal governo, un carico troppo pesante per buona parte delle famiglie italiane, secondo Rifondazione Comunista, che ha avviato un'azione di sensibilizzazione e contrasto alla manovra Monti. Manca la patrimoniale, manca l'intervento sui beni che sono rientrati, sui capitali che rientrati, scusati. Mancano i tagli sulle spese militari, manca di aver colpito l'evasione fiscale, quindi manca tutti quelli su cui questo governo, questo Parlamento si era impegnato di far pagare questa manovra, l'1% che possiede la ricchezza del paese a scapito del 99%, così come Wall Street, così come Occupy Trieste, così come i giovani stanno denunciando. Il decreto Salva Italia sceglie che Italia salvare, ha rincarato la dose Denis Visioli, che insieme a Saul e a Gaetano Dato rappresenta la nuova segreteria provinciale uscita dal più recente congresso. C'è un altro aspetto da guardare, è che le persone che sono appunto le più colpite, diciamo la fascia media, si sente anche abbastanza sfiduciata nei confronti della politica, quindi non trova riferimenti, dice ricerca tra i partiti, ricerca tra i sindacati, però c'è questa sfiducia. E in questo caso quindi che segnali dare? Io penso che questa sfiducia sia corretta, perché la politica fino ad oggi, anche in questa manovra, non sta dando risposte. Ovvero si sta nascondendo dietro un governo, che lo definiscono tecnico, ma poi alla fin fine loro votano e quindi il risultato sarà politico. C'è la necessità di ritornare a una partecipazione attiva delle persone. Il nostro partito nel 2012 è impegnato, tant'è che il nostro programma ci definiamo partito sociale, quello che sta tra la gente, augurandoci di coinvolgerli direttamente dentro un percorso di democrazia diretta. Anche a livello territoriale quindi saranno intraprese azioni di lotta e sensibilizzazione. Si comincia venerdì 23 con un presidio in Largo Barriera e una serie di volantinaggi nei rioni della città per far capire alle persone, ha aggiunto Saulle, che questa non può essere l'unica manovra possibile.